doveva venire Silvio Burrascone. Me l'hanno detto di là. Io non è che sono giorni o mesi, sono anni che io gli volevo parlare a Silvio Burrascone. Dopo il terremoto la gente è diventata tutta disorientata e gli ha spostato perfino la mente, insomma non sono più la gente di prima, è cambiata, con la paura, con tutto. E è sempre un po' dimurita, è rimasta un po'... Qualsiasi movimento che senti sarti per l'aria. Brrr, una scossa, brrr, un'altra scossa. Otta c'è una riscossa, poi è arrivata quella forte, bum 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 bum, la casa zombava in aria, come un capretto matto zombava all'aria. Adesso sto senza luce, senza acqua, senza gas e senza soldi. Burrascone mi deve far piacere, mi deve rispondere, mi deve dire se mi vuole aiutare a uscire da questa disperazione, sì o no.